Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il secondo episodio di risposte a domande frequenti. Come l'altra volta, vi ricordo di lasciare nei commenti le vostre domande, così quelle più gettonate cercherò di dare risposta nei vari video. Poi l'altra volta non l'avevo fatto, in effetti magari commenterò dando anche qualche risposta rapida qui nella sezione commenti. Avevo detto, no, di avere già una scaletta con i vari argomenti, ma ho preferito dare la priorità alle prime domande che ho visto sotto lo scorso video. La prima domanda sotto lo scorso video riguardava i muscle up, come migliorare nei muscle up. Ora, sicuramente rispetto agli altri esercizi base, come possono essere trazioni o dip, i muscle up sono sicuramente molto più complessi da un punto di vista tecnico. Nelle trazioni alla fine ci appendiamo e tiriamo. Nei muscle up dobbiamo considerare il pendolo, prendere il giusto pendolo, il giusto timing di trazione, dobbiamo considerare la transizione, dobbiamo tenere bene le gambe perché se si muovono poi ci sbilanciano quando siamo sopra la sbarra, eccetera, eccetera. Quindi tutte cose che rendono il movimento sicuramente più complesso. Quindi la prima cosa che bisogna fare per migliorare nei muscle up, che siano reps o zavorre, è sicuramente migliorare da un punto di vista tecnico, ottimizzare al massimo il movimento. Come fare? Dunque, sicuramente è molto utile lavorare a basse rep perché ci permette di concentrarci su tutti gli aspetti. Molto utili poi sono le trazioni Mod Mu che ci permettono di concentrarci sul pendolo e sul timing della trazione. Ancora si possono usare gli elastici, qui magari ci aiutano di più per la fase di transizione, per non portare avanti le gambe. Quindi tanti esercizi che ci possono venire incontro per migliorare da un punto di vista tecnico, fateli e sicuramente ne gioverete da un punto di vista del movimento. Per quanto riguarda la programmazione, ovviamente dipende dal livello di ognuno. Personalmente non sono un fan di grandi volumi nei muscle up, perché alcuni pensano, ok, prendo quello che ho fatto nelle trazioni e lo traslo nei muscle up. Senza considerare appunto la maggior complessità, il fatto che comunque è un esercizio che richiede una certa esplosività, una certa capacità di accelerare, quindi facendo lo stesso volume delle trazioni vi esaurireste molto in fretta. Quindi alla fine allenandolo un paio di volte a settimana, insieme poi a tutti gli altri esercizi di trazione, sicuramente riuscirete a migliorare. E niente, poi dopo ovviamente lì bisogna vedere caso per caso, bisogna vedere il livello, bisogna vedere gli obiettivi, ma in linea generale questo è il mio consiglio. La seconda domanda sotto il video riguarda gli handstand push-up, come migliorare negli handstand push-up. Anche qui è una domanda estremamente generica, perché chi me la pone può avere un paio di handstand push-up full ROM, oppure ne può avere un paio mani a terra, o ancora migliorare significa come imparo a farli. Quindi, come vedete, la risposta poi dipende dal livello di ogni soggetto. Qui cercherò allora di dare tre consigli generali. Il primo è quello di non avere paura di utilizzare i pesi. I manubri con le spinte sopra la testa o il bilanciere con la military press rappresentano il modo più efficiente per migliorare la forza di spinta verticale, perché col fatto che potete scegliere i carichi potete programmare nella maniera migliore possibile. Potete scegliere benissimo i range di ripetizioni mantenendo lo stesso schema motorio, mentre per esempio se ho un handstand push-up full ROM non potrò fare 10 rep a quella altezza, ma dovrò per esempio usare i V-push-up full ROM. Quindi il vantaggio della military press o delle spinte con i manubri è che va a semplificare tutto questo e permette di programmare al meglio possibile. E grazie a questo risultano un ottimo complementare per migliorare negli handstand push-up. Il secondo consiglio è quello di non trascurare i vari range di movimento. Quindi fate gli handstand push-up mani a terra, fate gli handstand push-up mani su rialzo, fate gli handstand push-up full ROM, utilizzate i V-push-up nelle varie altezze, in modo da poter costruire un movimento solido senza punti deboli. Questo vale anche per gli esperti, non è che se fate 10 handstand push-up full ROM con 10 kg, allora non lavorate più mani a terra, no, dovete comunque lavorare tutti i vari range. Infine, ultimo consiglio, non abbiate paura del volume. Qui, a differenza del muscle up, dove vi consiglio invece di fare poco volume, negli handstand push-up potete allenarli tranquillamente 3, 4, anche 5 volte a settimana, perché di base si recupera molto in fretta ed è difficile che il giorno dopo abbiate DOMS a spalle o cose simili. Ovviamente anche qui dipende dal soggetto. Ci sono alcuni che invece accusano presto la fatica. Mi sono capitati dei soggetti del genere, anche abbastanza forti, che però con troppo volume facevano fatica. Ecco, in quel caso tanto ve ne accorgete e allora tagliate un attimo.
ma di base è un esercizio che tollera bene un buon volume di allenamento. E niente, questi erano i tre consigli per migliorare negli handstand push-up e sicuramente se li seguite vi saranno molto utili. Ok, ho risposto a queste due domande, spero che questi tips, questi consigli vi possano essere utili. Voi ricordatevi di lasciare like e commentare e noi ci vediamo al prossimo video.